Bentornati con i lavori di addestramento alla pista di Mociano per i cavalli da palio. Sono rimaste da seguire tre batterie, vediamo adesso la quinta di questo pomeriggio con il numero 1 Professore, 6 anni grigio di Alessandro Bandini, Fantino, Massimo Donatini, poi con il numero 2 White Gold, 5 anni baio di Duccio Fatucchi, Fantino, Antonio Siri, con il numero 3 Masedu, 9 anni baio di Giuseppe Zedde, che doveva essere anche il Fantino, invece troviamo Carlo Sanna su Masedu. Con il numero 4 Questurino, 5 anni baio di Salvatore Muroni, Fantino Alessandro Congiu. Numero 5 Odorico, 7 anni Sauro di Alessandro Tozzi, Fantino Jonathan Bartoletti. Con il numero 6 troviamo un certo Istriceddu, 11 anni baio scuro di Serena Butteri, Fantino Luca Minisini. Di rincorsa ci sarà Nobile Nilo, 8 anni Sauro di Andrea Cicogna, Fantino Francesco Caria. Dunque una quinta batteria, seguiamo insieme, che vede la presenza di due cavalli che hanno corso il palio, Istriceddu e Nobile Nilo. Storia diversa per loro, ecco intanto proprio Istriceddu che deve entrare dalla sesta posizione con Luca Minisini. Curiosa la storia di Istriceddu, perché Serena Butteri, la proprietaria di Istriceddu, aveva annunciato la sua pensione dopo l'ennesimo scarto da parte dei capitani per manifesta superiorità. Invece a sorpresa è arrivata l'iscrizione per le previsite di ammissione all'albo, previsite passate, e Istriceddu che dunque è pronto per tornare di nuovo in gioco. L'abbiamo visto adesso fra i due canapi, un po' agitato Istriceddu, va a spingere molto la parte centrale del canape, si appoggia verso il basso e dunque ancora non c'è un buon allineamento. Infatti sta aspettando Francesco Caria con Nobile Nilo. Ancora Istriceddu che spinge, si è preso la seconda posizione, poi va verso il centro, un po' uno show di Istriceddu, forse si vuole far vedere, dice magari si sbagliano, non pensano che possa essere io, segnano questo cavallo su un foglietto. Insomma, Istriceddu non ha bisogno di presentazioni. Spinge adesso verso l'alto con Luca Minisini, che è anche un po' divertito forse da questa situazione, un po' meno forse i due Fantini che si trovano costretti un po' a lottare con lui. Massimo Donatini con Professore, Massimo Donatini che ha allargato anche il braccio un paio di volte per allontanare Luca Minisini. I due si conoscono molto bene, hanno lavorato anche nella stessa scuderia. E intanto si avvicina Nobile Nilo con Francesco Caria. Potrebbe esserci un allineamento, anche se sono tre cavalli troppo alti. Eccolo, adesso forse c'è l'allineamento. Vediamo se decide di entrare Francesco Caria con Nobile Nilo. Lo fa in questo momento. Subito in testa Istriceddu con Luca Minisini. Poi all'esterno Jonathan Bartoletti con Odorico. E in terza posizione Alessandro Congiu su Questurino. Ancora Istriceddu, il galoppo con Luca Minisini, poi Odorico con Jonathan Bartoletti, spinge subito Jonathan Bartoletti, buona la partenza anche di Odorico, insomma ci siamo un po' concentrati su Istriceddu, ma Jonathan Bartoletti la posizione più alta dalla quinta, fatto sicuramente un buon galoppo. Lo segue Alessandro Congiu con Questurino, ancora Jonathan Bartoletti che spinge, si sistema anche il cap. Alessandro Congiu che batte all'interno e va a cadere, cade Alessandro Congiu con Questurino. Alessandro Congiu che ha preso troppo interno alla traiettoria del casato ed è caduto, e dunque altra caduta in questa giornata di Mociano, dopo quella di Sebastiano Murtas, dopo quella di Francesco Ferrari nel riscaldamento, e adesso anche quella di Alessandro Congiu, per fortuna anche in questo caso senza conseguenze. E Questurino che aveva aumentato anche il ritmo, abbiamo seguito insomma questo giro di galoppo, poi sostanzialmente insomma è calato il lavoro delle altre accoppiate. Ma dobbiamo ricordare insomma questa presenza di Istriceddu che si è fatto vedere subito in partenza molto bene con Luca Minisini, un Jonathan Bartoletti che ha provato
con Odorico e tutto sommato ha fatto vedere delle buone cose. E poi c'è stata questa caduta di Alessandro Congiu da Questorino, traiettoria troppo stretta alla curva del Casato, e appunto un Questorino che adesso vediamo un po' se riescono a fermarlo. Sì, ci sono riusciti, eccolo qua Questorino recuperato prontamente, e Alessandro Congiu che va a riprenderlo senza problemi. Dunque, per fortuna caduta senza conseguenze e termine di questa quinta batteria che abbiamo seguito insieme. Penultima batteria a Mociano, 7 cavalli con il numero 1 Palio Impero, 6 anni Baio di Mattia Armini, Fantino a Jonathan Bartoletti, poi con il numero 2 Nimento, 8 anni Sauro di Giampiero Nerli, Fantino Francesco Caria, con il numero 3 dentro in questo momento Quanna, 5 anni Baio di Silvia Cortonesi, Fantino Jacopo Pacini, con il numero 4 Oneglia De Ozieri, 7 anni Sauro di Luca Francesconi, Fantino Giuseppe Virdis, con il numero 5 Porto Alabe, 6 anni Sauro di Fabrizio Brogi, Fantino Giosuè Carboni, con il numero 6 Rovaio Sauro, 4 anni Sauro di Massimo Martelli, Fantino Antonio Siri, e poi di rincorsa ci sarà Magic Tiglio, 9 anni Baio di Massimo Coghe, Fantino Andrea Coghe. Dunque due cavalli che hanno corso il Palio, Porto Alabe e Magic Tiglio, cavallo molto molto chiacchierato, se possibile alla pari di Occolè. Entrambi però non hanno corso nel 2013, dunque per loro sarà importante il lavoro in questa primavera e soprattutto anche poi l'impostazione che vorranno dare i capitani. Se abbiamo parlato all'infinito, probabilmente insomma nel gioco del Palio continueremo a farlo, di lotto livellato verso l'alto, verso il basso, e indubbiamente abbiamo ogni volta la conferma di quanto poi le strategie delle contrarie possano fare la differenza sulla scelta dei cavalli. E vediamo dunque un po' di agitazione adesso nella parte bassa del canape, non c'è spazio per nessuno, Jonathan Bartoletti dovrebbe trovarsi in prima posizione con Palio Impero, si è messo dietro ad aspettare di trovare spazio allo steccato. Troviamo invece Jacopo Pacini con Quanna, fermo immobile sul canape anteriore. Troppo bassi, troppo schiacciamento verso il basso. Rimane alto invece Antonio Siri con Rovaio Sauro. Quattro anni, giovanissimo, il cavallo di Massimo Martelli. E ancora dunque non sembra esserci la possibilità per l'ingresso di questa mossa. Vediamo dalla posizione di rincorsa ancora Andrea Coghe con Magic Tiglio, tranquillo, sta aspettando di trovare una buona mossa, forse ci potrebbe essere adesso la possibilità, anche se troviamo cavallo fuori allineamento. E sempre un po' di agitazione, dai, nella parte bassa del canape si cerca forse uno spazio che non può esserci, anche un po' comica come situazione. Allora Jonathan Bartoletti si fa spazio. In prima posizione troviamo adesso Jacopo Pacini con Quanna, poi Jonathan Bartoletti con Palio Impero. Un po' di difficoltà per Nimento con Francesco Caria. Trova adesso il canape anteriore, poi Giuseppe Virdis con Oneglia De Ozieri, Giosuè Carboni con Porto Alabe, più alto Antonio Siri con Rovaio Sauro, ed era in corsa come detto Andrea Coghe con Magic Tiglio che fa una finta, poteva essere il momento buono per entrare. Vediamo un po'
Nimento non trova il canapè anteriore con Francesco Caria. E ancora un po' di difficoltà, dunque. Si avvicina ancora Andrea Coghe. C'è un po' di agitazione però per Giuseppe Virdis con Oliglia Delzieri, che adesso va a riportarsi sulla parte centrale del canape. Jonathan Bartoletti resta dietro con Palio Impero. Eccolo sul canape anteriore. Leggermente indietro Antonio Siri con Rovaio Sauro. E si avvicina ancora una volta Andrea Coghe di rincorsa con Magic Till. Difficoltosa la mossa di questa sesta batteria. Entra in questo momento Andrea Coghe. Buona la partenza da parte di Jonathan Bartoletti con Palio Impero. All'esterno troviamo Josué Carboni con Porto Alabe. Partenza falsa. E in questo momento infatti avevo capito che c'era qualcosa che non potesse andare, ovvero la partenza che viene data falsa, e dunque si deve procedere ad un nuovo allineamento. Non sembrava male, comunque questa mossa, evidentemente insomma il mossiere ha voluto vedere di nuovo all'opera questi cavalli, che devono lavorare sotto il punto di vista della tranquillità tra due canapi. Abbiamo visto insomma diverse difficoltà da parte dei Fantini, e dunque vediamo un nuovo allineamento di questa sesta batteria. Sesta batteria che dunque vedrà ancora una volta al primo posto Jonathan Bartoletti con Palio Impero, super fisico come di consueto per Jonathan Bartoletti. Lo ricordiamo, una vicenda particolare che riguarda il Palio di Asti, indagato per maltrattamento di animali per la morte del cavallo Mamutones avvenuta per il Palio stesso di Asti al canape. Situazione singolare, tra l'altro anche il comune sembra che si voglia costituire parte civile, insomma. Sicuramente rappresenterebbe un caso da tenere ben presente anche per insomma, gli altri colleghi di Jonathan Bartoletti, che certamente non credo che abbia voluto causare la morte del cavallo che stava montando. Insomma, cambiamo argomento, rivediamo la composizione di questa sesta batteria. Palio Impero, 6 anni Bauro, Baio, scusate, di Mattia Ermini, Fantino Jonathan Bartoletti. Numero 2 Nimento, 8 anni Sauro di Giampiero Nerli, Fantino Francesco Caria. Numero 3 Quanna, 5 anni Baio di Silvia Cortonesi, Fantino Jacopo Pacini. Poi troviamo con il numero 4 Oneglia Diozieri, 7 anni Sauro di Luca Francesconi, il Fantino è Giuseppe Virdis. Con il numero 5 Porto Alabe, 6 anni Sauro di Fabrizio Brogi, Fantino Giosuè Carboni. Numero 6 il Rovaio Sauro, 4 anni Sauro di Massimo Martelli, Fantino Antonio Siri. E di rincorsa Andrea Coghe con Magic Tiglio, 9 anni Baio di Massimo Coghe. Vediamo se si riesce a trovare un buon allineamento dopo l'agitazione nella mossa precedente. Troviamo bene Jonathan Bartoletti al primo posto con Palio Impero, poi c'è Quanna con Jacopo Pacini. Difficoltà ancora una volta per Nimento di portarsi sul canape anteriore con Francesco Caria. Ci riesce in questo momento. Poi Porto Alabe con Giosuè Carboni, Giuseppe Virdis con Oniglia Diozieri, e tranquillo invece più alto Antonio Siri con Rovaio Sauro. Entra in questo momento Magic Tiglio, questa volta è buona la partenza e lo spunto subito di Jonathan Bartoletti con Palio Impero. Poi la prima posizione la prende Jacopo Pacini con Quanna, all'esterno Giosuè Carboni con Porto Alabe. Vediamo allora Pacini con Quanna, buono il galoppo del cavallo di Silvia Cortonesi, che va dunque a completare questo primo giro dopo la buona partenza, come detto, di Jonathan Bartoletti con Palio Impero. E poi troviamo anche un galoppo di Oneglia Deozieri con Giuseppe Virdis. Ancora una curva affrontata da questa accoppiata, Giuseppe Virdis che spinge con Oneglia Deozieri, lo segue adesso Jacopo Pacini con Quanna che rallenta un po'. Giuseppe Virdis veramente molto veloce questo ingresso, e poi spinge anche molto con le mani Giuseppe Virdis Oneglia Deozieri. Questa è l'accoppiata che sta adesso accentrando tutte
Lì attenzioni, ancora Giuseppe Virdis con la cavalla di Luca Francesconi di 7 anni, mentre sostanzialmente abbiamo le altre accoppiate che hanno rallentato. E comunque una sesta batteria buona dal punto di vista della partenza, come detto, dopo le difficoltà tra i due canapi, lo spunto classico di Jonathan Bartoletti al momento della partenza con Palio Impero, bene anche Jacopo Pacini con Quanna e anche Giosuè Carboni in partenza con Porto Alabe. Poi sostanzialmente dopo abbiamo visto anche un lavoro intenso da parte di Giuseppe Virdis con Oneglia Delzieri e si conclude dunque anche questa sesta batteria. Settima e ultima batteria di questo primo appuntamento alla pista di Mociano con i lavori di addestramento per i cavalli da palio. Seguiamo sette accoppiate in questa ultima batteria con il numero 1 Querino, 5 anni Baio Scuro di Stefano Bramerini, Fantino Alessio Migheli, con il numero 2 Pedro, 6 anni Grigio di Sandro Bencardino, Fantino Enrico Bruschelli, con il numero 3 Periclea, 6 anni Sauro di Osvaldo Costa, Fantino Francesco Caria, con il numero 4 Cuore dei Sedini, 5 anni Baio di Salvatore Panebianco, Fantino Jonathan Bartoletti, poi con il numero 5 Preziosa Penelope, 6 anni Baio di Antonio Pozzi, Fantino Elias Mannucci, con il numero 6 Oceano Baio, 7 anni Baio di Elisabetta Ferrini, Fantino Giuseppe Zed, e di rincorsa ci sarà Montiego, 9 anni Baio di Marco Risghetti, Fantino Sebastiano Murtas. Batteria dunque interessante perché ci saranno, credo, diversi fantini che vorranno mettere in mostra i propri cavalli, e dunque seguiamo subito l'allineamento. Alessio Migheli con Querino, poi Pedro il Grigio con Enrico Bruschelli, cavallo che doveva essere montato in questa batteria da programma dal padre di Enrico, ovvero Luigi Trecciolino. Sembrava un po' singolare perché è molto tempo che non lo vediamo impegnato in questo tipo di corse tra Mociano e Monticiano. Infatti abbiamo Enrico che dunque fa anche l'esperienza che aveva già fatto anche l'anno scorso a Mociano. Vediamo dunque, prima posizione Alessio Migheli con Querino, seconda Pedro con Enrico Bruschelli, poi Francesco Caria con Periclea, deve trovare il canapè anteriore invece Jonathan Bartoletti con Cuore dei Sedini. Poi c'è Elias Mannucci con Preziosa Penelope, Giuseppe Zede che invece sembra tranquillo in sesta posizione con Oceano Baio. Dalla posizione di rincorsa invece sarà Sebastiano Murtas a dare la mossa con Montiego. E dunque vediamo per il momento la ricerca da parte dei fantini di un buon allineamento. Posizioni decisamente invertite, Jonathan Bartoletti va a prendersi la prima con Cuore dei Sedini, dovrebbe trovarsi in quarta, anzi Alessio Migheli, ecco Alessio Migheli in prima, adesso con Querino, poi Enrico Bruschelli con Pedro, Francesco Caria con Periclea. Quarto, fermo, adesso nella parte centrale del canape c'è Jonathan Bartoletti con Cuore dei Sedini. Difficoltà un po' invece per Elias Mannucci che accarezza Preziosa Penelope, la tranquillizza, vediamo se adesso può trovare il canape anteriore. Non c'è spazio per la posizione di rincorsa, adesso sembrava un momento buono, però esce dall'allineamento Alessio Migheli con Querino. E ritrova in questo momento la prima posizione, la rincorsa come detto Sebastiano Murtas con Montiego. Vediamo se è il momento buono per la partenza, un piccolo scarto da parte di Preziosa Penelope con Elias Mannucci, difficoltà anche nella parte bassa con posizioni invertite, in prima troviamo il Grigio Pedro con Enrico Bruschelli, poi Francesco Caria con Periclea e in terza, mentre dovrebbe essere in prima, Alessio Migheli con Querino. Entra in questo momento, è buona la partenza proprio da parte di Enrico Bruschelli con Pedro, va all'esterno però subito Jonathan Bartoletti con Cuore dei Sedini che si prende la prima posizione. Jonathan Bartoletti che spinge come di consueto, lo vediamo sempre impegnare molto
i cavalli che monta. Jonathan Martoletti si è sistemato ancora una volta il cap e poi prosegue in questo galoppo con Cuore dei Sedini di 5 anni Baio di Salvatore Panebianco. Cuore dei Sedini, buona anche la partenza come detto di Enrico Bruschelli con Pedro, che adesso sta proseguendo il suo lavoro seguendo Jonathan Martoletti. Spinge anche Enrico Bruschelli con le mani, va a guadagnarsi questa prima posizione. Che buona velocità per questa curva, forse un po' di incertezza, comunque sia prosegue e va anche a carezzare Pedro Enrico Bruschelli, che evidentemente dà il segno dell'ok al cavallo di Sandro Bencardino, che dunque può rallentare. E seguiamo anche Alessio Micheli con Querino. Girolamo che dunque lavora sul cavallo di Stefano Bramerini, sostanzialmente poi insomma vediamo il ritmo piuttosto abbassato da parte di tutti gli altri cavalli. Vediamo se ci sono ulteriori spunti da seguire con questa ultima batteria, che insomma Mociano abbiamo visto anche bella presenza da parte di Contradaioli, di Rigenze, insomma anche in questo momento non c'è il sole, ma nel primo pomeriggio era veramente anche molto caldo. E dunque un bel pomeriggio anche alla pista di Mociano. Vediamo Giuseppe Zedde con Oceano Baio, che rimane di fatto l'unico a tenere un ritmo più elevato in questa ultima batteria, che comunque è giunta al termine. Ricordiamo anche il prossimo appuntamento, che sarà sabato mattina alla pista del Tamburo di Monticiano, con ancora diverse batterie, ancora non c'è il programma, ma è sabato 12, dunque dalla mattina alle 9 con la prima batteria. Vedremo sicuramente un impegno maggiore soprattutto dal punto di vista del galoppo, magari non tanto da quello più tecnico di un'impostazione di una curva, che chiaramente può avere un diverso impiego appunto alla pista di Mociano, mentre a Monticiano una volta c'erano anche premi, adesso non ci sono più, però insomma sono vere e proprie corse con tanta voglia da parte di Fantini anche di mettersi in competizione l'un con l'altro. Speriamo non come abbiamo visto nei precedenti appuntamenti, come a Monteroni d'Ardia e Fucecchio, che tutto resta insomma nelle linee, e che però si possa seguire un'altra mattinata importante di addestramento. È tutto da parte di Tommaso Salomoni, buon proseguimento.